Allora, vista per gara, ti aspetti domani contro l'Alcamo, che vuole arrivare al secondo posto nella Lega dei Playoff. Vuoi arrivare, prenderanno gara la pelle. Ma se vengono perché hanno questi presupposti, non, sicuramente non è male questo tipo di atteggiamento, perché vuol dire che è stata una partita aperta, giocata da tutte le squadre. Io penso invece che verranno qua a fare una partita diversa, cercheranno di, magari come strategia, cercheranno di non darci campo, e quindi noi dobbiamo essere bravi a guadagnarci il campo, ad avere un po' di pazienza per cercare di muovere il più possibile gli avversari. Almeno quando meno abbiamo lavorato in quest'ottica durante la settimana, perché sappiamo bene o male qual è l'atteggiamento della squadra. L'abbiamo visto anche all'andata, è una squadra che non si scopre mai, quindi dobbiamo essere bravi in questo tipo di atteggiamento. Ma quando dico bravi, dobbiamo essere tutto bravi, perché domani per vincere questa partita ci vuole la migliore Aeroes, e posso dire che in settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, e poi come sempre la nostra gente che ci possa dare quella in più, come ha sempre fatto nei momenti di difficoltà. L'Alcamo in particolare, cosa pensi dell'Alcamo? Ma diciamo, quest'anno questo campionato è stato caratterizzato che quando arriva l'Aeroes o si fa sempre la giornata bianco-azzurro, la giornata giallo-rossa, quindi sappiamo quando si affronta l'Aeroes è il motivo di dare non il 100%, ma sicuramente il 120% per cercare di battere. Questo per noi sicuramente è un onore, ricevere questo atteggiamento dagli avversari, quindi sicuramente sarà una partita dove loro daranno il 100%. Non dimentichiamoci che hanno il vice capocannoniere Messina della categoria, hanno l'altro attaccante Brusca, mi pare che si chiama, che è un elemento abbastanza valido. Poi, per non parlare della difesa, che hanno dei giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene, Ciancimino, Rosselli, un giocatore che anche noi quest'anno lo volevamo portare qua nel Vicenza, che volevamo riconfermarlo, solo che per motivi diversi non è stato possibile. Quindi un giocatore che sicuramente godeva della mia stima da un punto di vista tecnico. Hai già scelto l'11 anti Alcamo, sarà la formazione? Tu che dici? Ma penso che un allenatore ha... Tra l'altro siamo al completo, abbiamo la rosa al completo, manca solo Fallea per squalifica, Morgani che è rientrato a tempo pieno anche se non è al 100% della condizione, però diciamo che abbiamo la squadra abbastanza, l'organico abbastanza completo, quindi penso che l'allenatore già a sabato mattina, dopo la rifinitura, già ha un'idea di che deve scendere in campo. Quindi, ma come voi sapete, la formazione la dico prima ai ragazzi e poi la comunico solo un'ora e mezza prima ai ragazzi, poi naturalmente viene comunicato. Torna il testa comunque, in casa fa praticamente. Sì, abbiamo sempre, in ogni caso abbiamo sempre giocato con Clemente, solo che Clemente ha attraversato un momento un po' particolare, e quindi abbiamo in qualche partita, secondo me la partita di riferimento a Marsala sicuramente era una partita dove non si dicevano le caratteristiche del campo, diciamo che non si dicevano per nessuno dei componenti della squadra, perché siamo stati costruiti in un certo modo, e quindi era impensabile poter fare delle grandi giochi in un campo di calcio che tutto poteva somigliare, tranne che un terreno di gioco per fare una partita di calcio. Il Marsala era più abituato a quel campo, due problemi erano. Non è che era più abituato, perché non è questione di essere abituato, è questione di essere che tu hai delle caratteristiche che noi non abbiamo. Noi mi sembra che fino alla diciottesima giornata eravamo primi. Prima della mia squalifica eravamo in testa pure nella Coppa di Scettina, quindi non è che abbiamo una squadra che ha delle caratteristiche da calci, non accade, quindi non posso pretendere in una giornata che all'improvviso ci cambiamo il nostro atteggiamento, quindi abbiamo quelle caratteristiche, giusto o sbagliato, siamo stati costruiti con quelle caratteristiche, quindi non possiamo fare in un modo diverso. Mister, come sente l'ambiente dirigentino quando si sta avvicinando, adesso si sta avvicinando la fine del campionato? Già oggi abbiamo una sala stampa un po' più piena, quindi questo mi fa già il fatto che ci siete voi. Speriamo che domani ci sia anche il pubblico. Che avete questo tipo di interesse. Io all'inizio, quando sono arrivato da dirigendo,
sicuramente sapevo di venire in un ambiente particolare dal Palazzo Fini, dove sicuramente c'entri che capisce di calcio, perché vuoi non vuoi, se hai fatto qualche categoria in più a quella dove siamo oggi, sicuramente c'è gente che magari ha vissuto già un passato dove sicuramente ha visto un calcio diverso. Sapevamo che c'era un ambiente non depresso, non prendetela questa parola tra virgolette, cioè depresso da un punto di vista calcistico. Anche perché veniva da dopo quello, delusione. Dopo quello che si è visto il 17 giugno, quindi io gli ho chiesto ai ragazzi, dobbiamo essere noi a trascinarci tutti, a creare l'entusiasmo giusto per poter portare di nuovo questa piazza nel, nel calcio del mondo. Questo è stato l'obiettivo di quest'anno e mi auguro che a breve possiamo avere ragione di quello che ci siamo prefissi all'inizio del, di questa stagione calcistica. Perché questa cosa rappresenta? Cosa vuol dire passare per la storia dell'Acragas, per aver importato l'Acragas in Serie B dopo 18 anni? Ma cosa ci pensi a questa cosa? No, io francamente non ci penso, che devo fare il mio lavoro cercando di farlo nel, nel migliore dei modi, un grande rispetto a chi è che ci ha dato la possibilità, a chi è che viene domenica ad applaudirci o qualche volta anche a fischiarci, perché fa parte del nostro lavoro anche le critiche. E quindi penso che, a maggior ragione penso che Gento, per quello che ci ha, per quello che ci ha trasmesso a noi, e non mi riferisco solo alla domenica, ma mi riferisco al lunedì e martedì, tutta la settimana che viviamo qua di loro, penso che gente che merita grande rispetto, e non lo dico perché è una frase fatta, perché mi devo accattivare le simpatie di qualcuno, perché la simpatia si te le costruisce vincendo le partite, quindi è inutile che ci giriamo attorno a questa cosa, perché se vinci sei bravo, se non vinci, e questo non è solo di Gento, ma in tutta la parte del mondo. Sicuramente ci inorgoglisce il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo al primo anno che siamo qua, cosa che sicuramente vincere non è facile. Dico, ancora non abbiamo vinto niente, però grazie al lavoro che è stato fatto da parte mia e da parte del mio staff e gli attori principali che poi sono stati i giocatori, penso che possiamo ridare gusto, calcisticamente parlando, a una città che sicuramente non merita neanche la Serie D, ma merita, perché io la scorsa settimana ho guardato la Gazzetta dello Sport e vado a vedere la media pagante che c'è in, in Lega Pro, secondo me. Sì, sì. Se tu vai a vedere, tranne Salerno e Lamezia, che mi pare che Salerno è intorno a 4.000-4.500, poi c'è la Lamezia a 1.500, piazza dove io sono stato, che è molto seguita, e poi c'è una media di 400-500, non supera, quindi penso che non c'è una. Sì, ma non c'era, stiamo parlando di C1, prima divisione, io parlo di Lega Pro, seconda divisione, dove c'è una media di pagante che è molto bassa. Sì, quindi penso che Agrigento merita palcoscenici diversi, sicuramente sotto tutti i punti di vista. Alla luce di quanto hai visto, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche vitale, societario, ritieni ci siano le condizioni per aprire un ciclo del Gento? Ma questo, complessivamente. Questa è una domanda che non so come rispondere, potrei rispondere in tanti modi, però ti posso dire che sicuramente la piazza del Gento può, cioè, ha le basi ma io quando ho sentito l'intervista di Boscaglia quando ha fatto la partita con Roberto, tra l'altro ho detto conosciamo, deve essere stato avversario e poi siamo anche amici, e ha detto una grande verità, ha detto una grande verità, dove ha detto i risultati di oggi il merito è solo del presidente, perché nella partita che hanno perso nella finale ad andare in Serie B, il presidente è ripartito da quella partita, non ha smantellato niente, è andato negli spogliatoi, ha detto noi dobbiamo mettere tra i capelli o che piangete, perché se riparte più forte di prima e ripartiamo con questo gruppo. Quindi quando tu hai alle spalle un presidente con questo tipo di atteggiamento, quindi normalmente, perché oggi è facile scaricare le colpe, quando non arrivano i risultati si scaricano le colpe al tecnico, si scaricano le colpe alla squadra, perché è la strada più corta. Però penso che sia nelle sconfitte che nelle vittorie bisogna fare sempre delle analisi per vedere come arrivano sia le vittorie che le sconfitte, quindi penso che questo è, ci siano, io ritengo che ad Agrigento ci siano le basi. Io posso dire che si è fatto tanto in questo, in questa annata calcistica, però c'è tanto, 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 e potrei dirlo tanto all'infinito, per
voler riportare questa piazza in palcoscenici diversi, tipo quello che ha fatto Tardo, accettando la parte. E ovviamente questo bisogna farlo con la collaborazione di tutti. Chiarire bene gli obiettivi, e poi gli obiettivi, ci vogliono i mezzi per raggiungere gli obiettivi, e vedere come raggiungere questi obiettivi.